Sì, stavamo facendo una buona partita, anche se loro erano partiti forti per cercare di fare subito risultato. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo subito il primo gol su una grande giocata di Pazzini e poi siamo stati bravi a rimanere calmi, a fare la nostra partita e a procurarci un rigore netto, che purtroppo non siamo riusciti a segnare, però voglio fare i complimenti a Felipe perché ha fatto una grande partita, anche sabato quando è entrato ha fatto benissimo, quindi sono contento per lui perché sta facendo bene, peccato per il rigore che ha sbagliato. Non è mai piacevole aggrapparsi agli errori arbitrali. La nostra impressione però è che sul primo gol, un attimo prima della splendida rete di Pazzini, Di Noia sia stato speronato da Zuculini e che sul secondo lo stesso Pazzini nell'anticipare Arese gli abbia calpestato la mano. Oppure sono situazioni marginali che non devono suscitare recriminazioni a tuo avviso? No, ci può stare, il fallo su Dino secondo me c'era, però l'arbitro non l'ha visto, non l'ha fischiato e ha lasciato giocare. Purtroppo da quell'episodio è nato il loro gol, però non ci dobbiamo attaccare certamente a queste cose qui. Dobbiamo cercare di fare la prestazione che abbiamo fatto questa sera, perché comunque abbiamo fatto una buona partita, peccato per il risultato, però comunque davanti abbiamo, penso, la squadra più forte della Serie B e quindi ci può stare questa sconfitta. Dispiace perché comunque abbiamo lottato fino alla fine e non abbiamo mollato niente. Ecco, forse l'unico tratto di partita, ma al Bentegodi contro questo Verona ci può stare un quarto d'ora di difficoltà, no? L'unica fase di partita in cui la squadra è sembrata in grande difficoltà è stata quella iniziale della ripresa. Poi però avete tenuto dritta la barra, siete ritornati fuori alla distanza. Nel finale una punizione di Pettinari ha sfiorato la traversa e un gol di Meccariello è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Lì mancavano 6 minuti più recupero. Se quel gol fosse stato concesso, ma probabilmente aveva ragione l'assistente, magari ci sarebbe stato il vostro serrate finale. No, noi abbiamo sofferto i primi 10 minuti dell'inizio della partita e, come hai detto tu, i primi 10 minuti quarto d'ora della ripresa, però siamo stati bravi a rimanere calmi, a riprendere le misure e a fare il nostro gioco. Abbiamo avuto questa opportunità che non so se il fuorigioco c'era o non c'era di Mecca, però comunque abbiamo creato qualche difficoltà al Verona. Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni, non mollare mai. Perché è ancora tutto aperto, no? La matematica non ci condanna, quindi anche se è una situazione molto molto difficile, dobbiamo crederci, giocare come abbiamo fatto questa sera e non mollare mai, perché sabato c'è una partita fondamentale per noi e quindi dobbiamo cercare di far punti. Quindi 9 sconfitte nelle ultime 10 gare, definire catastrofico il bilancio è perfino eufemistico, credo che ci siano pochissimi precedenti negli ultimi 30 anni di storia rossoverde, però la squadra, dici tu, è ancora viva, vegeta, la prestazione di stasera lo conferma, l'impressione è che nessuno abbia intenzione di arrendersi. No, nessuno si vuole arrendere, finché la matematica non ci condanna è tutto aperto, quindi ci crediamo fino alla fine ed è giusto che sia così, perché ripeto, abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra che ha fatto 2 gol su 2 grandi giocate di Pazzini, quindi ci può stare, però ripeto, ancora tutto aperto, noi ci crediamo e non molliamo fino alla fine. Certo, però adesso bisogna fare bottino pieno contro Provercelli e Trapani. Sì, abbiamo queste due partite che sono fondamentali e dobbiamo cercare di fare punti.